17 giugno 1945. Muore Antonio Canepa, ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri a un posto di blocco. Canepa è stato partigiano, professore universitario e comandante dell'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia. Durante la guerra partecipa al movimento partigiano di Giustizia e Libertà, collaborando con i servizi di spionaggio britannico. Fervente sostenitore della riforma agraria, Canepa ritiene che l'idea indipendentista ha una base popolare. In una pubblicazione intitolata La Sicilia ai siciliani, scrive: quando faremo la Repubblica Sociale in Sicilia, i feudatari ci dovranno dare le loro terre, se non vorranno darci le loro teste.